Dicembre, mese di bollicine e di brindisi, ma soprattutto mese di corse all'ultimo regalo. E lo troviamo quello giusto? Per andare sul sicuro, non si sbaglia mai quando si sceglie uno champagne, specialmente se della casa di Georges Herman Mumm. Ma non uno champagne qualsiasi. Oggi parliamo del Mumm Reserve. Il nome Reserve vuol dire riservato. Deriva da una scelta fatta dallo chef della cave che durante la vendemmia va a scegliere quelle che sono le uve migliori e gli mette questa etichetta apposta per andare a produrre poi un prodotto di elite. Il design della bottiglia Reserve è ad opera del designer francese Thomas Herber, che ha deciso di prendere spunto da quella che era la vecchia bottiglia di Cremant. Il collo allungato serve per mantenere meglio gli aromi di questo vino, mentre il corpo più tondo serve per incentivare l'invecchiamento in una maniera più armoniosa. E dopo questa breve presentazione, ladies and gentlemen, vado a presentarvi invece quelli che sono gli ospiti d'onore del nostro video. Iniziamo con il Cuvée 4.5. Si tratta della quintessenza dei 5 grandi vigneti di questa maison. È composto dal 60% di Pinot Noir e 40% di Chardonnay e riposa 4 anni in bottiglia, quindi 4 anni di affinamento. Poi abbiamo il Blanc de Blanc, la perfetta espressione di purezza dello Chardonnay di Crémant. La zona di Crémant è stata acquistata dalla Maison nel tardo 800. Questa bottiglia contiene 100% Chardonnay, è composta da un solo Grand Cru e ha un affinamento di 3 anni. In ultimo abbiamo la Cuvée Lalou, un blend complesso e virtuoso dei migliori Grand Cru della Maison. Contiene 7 particelle fra le 12 più prestigiose delle vigne di Mumm. Composto da 5 Grand Cru, ha il 60% di Pinot Noir e il 40% di Chardonnay. E viene affinato ben 10 anni. Chiaramente gli champagne di Mumm sono il regalo perfetto per Natale. Lascialo consegnare a noi.